venire. Qualunque sia il richiamo di un lontano passato che l'abbia portata fin qui, ora le chiede di attendere almeno 15 anni. E quando avrà raggiunto il suo 21esimo anno di età, sarà mossa da un misterioso, irrefrenabile desiderio. Ora che è una magnifica adulta, lunga più di un metro, può finalmente lasciare i Caraibi. Si lascia alle spalle le megattere che partoriscono nelle acque basse intorno alle scogliere. Perché adesso è primavera. Ora sente arrivato il suo momento. Le antiche, misteriose e invisibili linee continuano ad esserle guida. Nuota verso un sentiero già tracciato. La corrente del golfo. Il fiume della vita. Oltrepassa le zattere che le avevano dato asilo tanti anni prima. Oltrepassa la lunga migrazione primaverile. Abbandona la corrente del golfo e si dirige ad ovest, verso acque basse e tranquille. La strada che la condusse via tanti anni fa, ora la riporta indietro. Altre tartarughe marine sono sopravvissute. Ed anche lui è riuscito ad attraversare il mare e a tornare nuovamente qui. L'uno senza l'altra, i loro viaggi, le loro vite sarebbero state vane. Sono i preziosi sopravvissuti che attendevano il loro misterioso appuntamento. Solo una tartaruga su 10.000 è arrivata così lontano. Ma non sono destinati a condividere la vita.
E quest'ultima parte del suo viaggio riguarda solo lei. Continuerà da sola. Ora a guidarla non sarà più la memoria ancestrale dei suoi antenati, ma la sua memoria. Perché è già stata qui, più di 20 anni fa, più di 10.000 chilometri fa. Ritrova una terra completamente diversa da quella che aveva lasciato. Le difese costruite per proteggere la terra dalle maree devono sembrarle un labirinto di strane rocce che le ostruiscono la via. Ha combattuto così duramente per fuggire dalla terra e ora combatte per ritornarvi. Questa volta le onde la conducono alla spiaggia. La terra è ora affollata da sconosciute ombre giganti con i loro falsi ideali. Ma per miracolo, la sua spiaggia è ancora là. È stata preservata. Tutta la sua vita ha scandito la preparazione di questo momento. Centinaia di volte più grande di quando era nata, è ritornata sulla spiaggia dove venne alla luce. E per questa notte baratterà la grazia del mare con la gravità della terra. Scava una buca profonda mezzo metro e fa il suo dono a Madre Terra. Questa offerta ancestrale è lo scopo del suo viaggio e di tutta la sua vita. Ora è madre. Ce l'ha fatta. Per oltre mezzo secolo lei vivrà nei Caraibi e ritornerà su questa spiaggia ogni 2 o 3 anni per depositare ancora le sue uova. E non romperà questa antica catena finché avrà vita.
Some call it fate, some call it love. Some call it guidance from above.